Ben ritrovati, gentili telespettatori, con la pagina informativa di Canal Furlan. Lei, quando si è verificata la frana, si trovava nel balcone della casa di suo figlio. Da qui si è vista praticamente, tutto, si è visto tutto quello che è successo. Quanto. Cosa è successo? È successo che continuava a piovere, noi stavamo guardando fuori perché era già partita una frana nel vignale del nostro vicino e tutto in un attimo abbiamo visto i muri che si sono aperti, il muraglione sotto casa e è partito. È partito. Poi nello stesso tempo e abbiamo sentito tutto un fracasso di alberi che cadevano, è partita un'altra frana nel boschetto lì sopra, ha preso giù tutto il vignale e ha portato via una buona quindicina di ulivi e questo è stato tutto quello che è successo. Da quanti giorni siete senza telefono? Beh, dal telefono da martedì scorso, no? Da quando è successo, perché i pali sono caduti, no? Ci troviamo in via Riviera di Ponente a Coia, dove negli ultimi giorni si sono verificate delle frane. Ci hanno detto che le case sono fatte nel terreno duro, però il vigneto sì, me l'ha per tre quarti portato via praticamente. Cosa è successo? Lei è rientrata a casa e cosa ha trovato? No, io sono arrivata, mi sono alzata, sono venuta qua a vedere se era tutto a posto, perché prima o dopo avevo pensato che doveva succedere e difatti è successo. E l'acqua della strada è venuta giù, cioè in due punti praticamente. Da una parte hanno messo, quando hanno fatto la strada, un grande tubo con l'acqua allo sbaraglio praticamente. E dall'altra veniva in giù e ha fatto un'altra frana perché è entrata vicino a una baracca che abbiamo, è entrata nel terreno. Era la prima volta che succedeva? Per l'acqua della strada sì. Anni fa era rotto il tubo dell'acquedotto e ci ha portato via un pezzo anche quella volta un pezzo di vigneto. 5 rotonde stanno sorgendo su Viale Palmanova a Udine, rotonde osteggiate da parte della cittadinanza e commercianti di Cossignaco, perché? 2 rotonde saranno pagate senz'altro da soggetti privati, questi padroni di queste catene di hard discount, e quindi non abbiamo nulla in contrario, anzi forse un paio di rotonde anche servirebbero, perché attualmente ci sono questi 2 semafori in Viale Palmanova che effettivamente rallentano il traffico, e se questo può servire a far defluire meglio il traffico, senz'altro anche noi siamo d'accordo. Ma 5 in Viale Palmanova, in un tratto che è lungo circa 3-4 chilometri, beh, insomma, ci sembra un po' troppo. E soprattutto perché, soprattutto per le altre 3 rotonde, non è stata chiesta una compartecipazione di noi cittadini, soprattutto di chi risiede a Cossignaco, Paparotti, Sant'Ulderico, via Baldasseria Bassa, Alta, eccetera. Quindi quando si assumono degli impegni di spesa e dei lavori pubblici di notevoli dimensioni, bisognerebbe sentire, incontrare i cittadini e sentire anche cosa ne pensano. Ecco, del resto gli stessi soggetti che apriranno in Viale Palmanova erano già presenti in altre vie più o meno parallele a Viale Palmanova, quindi il problema è a monte. È che in 4-5 chilometri noi abbiamo catene di supermercati, hard discount, a bizzeffe. Chi ne risentirà, come già ne sta risentendo? Il commercio a dettaglio, in primis Cossignaco, Paparotti. Se noi non possiamo arrestare naturalmente l'apertura di nuove attività commerciali private, è ovvio che si potrebbe però fare una tavola rotonda. Assessore Ceretta, Rock X Mass, viene da dire oh yeah. Oh yeah, sì, è una serata. Felice Goriziano. Oh yeah. A parte gli scherzi, che avvenimento sarà? Ma sarà un avvenimento per tutti, l'abbiamo organizzato con lo spirito giovane, il gruppo è giovane, sono dei musicisti di primo ordine, anche perché fra cui ricordiamo anche il marito di Elisa e Cindy Cataruzza, che è una cantante che ha avuto diverso successo in Italia. E l'abbiamo proposto perché tra l'altro il gruppo si è reso disponibile anche a un workshop prima del concerto, anche per chi così ha voglia di, i giovani che hanno voglia anche di confrontarsi, per chi magari già sta suonando e per capire anche quelli che sono i segreti del loro successo, e si sono resi disponibili, e questo credo sia una delle, insomma, un'occasione, una buona, ottima occasione anche per i giovani per poter venire a contatto anche con questi musicisti.
musicisti. Sabato 22 novembre presso il padiglione di Udine Gorizia Fiere, qui in via della Barca Gorizia, ricordiamo anche questa grande collaborazione con Udine Gorizia Fiere. Beh, questo senz'altro, e anche la grande collaborazione con la Gamma Motori, perché questo è stato anche grazie anche alla loro collaborazione che ci ha permesso appunto di organizzare e di fare appunto di fatto il concerto presso la Fiera di Gorizia. Perciò vi aspettiamo tutti sabato 22 novembre a Gorizia. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione. Un'occasione da non perdere. Chiudiamo qui la pagina informativa di Canal Furlan, non resta che augurare a tutti voi, gentili telespettatori e telespettatrici, un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Alla prossima!